City Report, siamo al mese di dicembre, sono Tullio Trapasso. Dove siamo oggi? Siamo nel Municipio 8, finalmente veniamo a vedere un progetto di riqualificazione di uno di quei posti che avevamo segnalato proprio per essere luogo di occupazione, di degrado, di pericolosità. Il posto è quello, grazie a Paolo Rusconi delle immagini. Pare che in futuro verrà un'esse lunga in questo posto. Noi ne siamo felici anche perché abbandonato non serviva a nulla. Avete appena visto passare il Trenord che divide appunto il lato sinistro e il lato destro di questa strada dove c'è questo cavalcavia. E insomma, notiamo che non sempre una riqualificazione in un punto preciso poi coinvolge anche tutto quello che c'è intorno. Questo è uno degli esempi purtroppo noti a Milano, ma vi faremo vedere molto di più. Seguiteci. E percorrendo il perimetrale del cavalcavia che porta a Piazzale Lugano, le ex poste che sono in rifacimento in questo momento, come si può vedere dalle gru dei lavoratori presenti, troviamo di fronte a noi, percorrendo questa strada, il Bosco Verticale, il Palazzo della Regione e il Cimitero Monumentale. Insomma, una zona centrale di Milano, non stiamo parlando di un'estrema periferia, seppure tutta la città di Milano dovrebbe essere allo stesso livello. E sotto la videosorveglianza del Comune di Milano che avete potuto vedere, siamo in Piazzale Lugano, il sottopasso, siamo insieme a Diamond Frank che anticiperà il mio passaggio, che è quello che dovrebbero fare appunto le persone per passare da una parte all'altra di questa strada. Purtroppo la gente attraversa in mezzo alla strada rischiando anche la vita, perché secondo voi è possibile passare qui? Ed eccoci, stiamo scendendo le scale piene di urine, foglie e immondizia varia. E come potete vedere, e credo che si veda benissimo, guardate che roba. Fra l'altro questo ci anticipa il fatto che in questo sottopasso ancora oggi c'è qualcuno che dorme, perché signori, guardate questo lucchetto. Guardate questa roba e soprattutto guardate qua. Secondo voi questa roba qui da chi è stata messa? C'è un vero e proprio villaggio qua sotto. Cari amici, come potete vedere, sempre con il nostro Paolo Rusconi che sta facendo le immagini, questa è una camicetta di McDonald's, ma non è il solo, a parte tutto lo schifo, c'è proprio una divisa completa qui, guardate. Vi ricordo che siamo in un posto che ha alla sua sommità una telecamera di videosorveglianza del Comune di Milano e ops, e qui i famosi pernotti sotto il cavalcavia Bacula. Incredibile, eh? Guardate qui, letti, cuffie, si sono proprio attrezzati per ogni evenienza, una situazione incredibile, addirittura hanno anche i panni stesi, hanno anche lucchettato le porte da questa parte, ma noi sappiamo che ci sono dentro dei rom, li abbiamo già visti, e dall'altra parte, come vedete sul fondo, c'è un altro ingresso. Insomma, una situazione incredibile dove qualcuno impedisce l'utilizzo del sottopasso per farci una dimora, un bivacco per i fatti suoi, per le sue comodità. Beh, direi che con queste immagini appunto
del bivacco sotto Piazza Lugano, con tanto di cuffiette, scarpe, bottiglie d'acqua, eccetera. Vi salutiamo e andiamo avanti. E siamo qui dall'altra parte del sottopassaggio. Adesso, grazie alle immagini che abbiamo, potremmo vedere che c'è anche da questa parte un lucchetto. Quindi vuol dire che le persone che entrano dall'altro lato, dove ci sono i lettini e tutto, vengono di qua a chiudere. Vuol dire che hanno preso proprio possesso dell'intero sottopassaggio. E dall'altro lato troviamo le telecamere, da quest'altro no. Quindi possibilmente sono passati di qua per portare i letti e le poltrone e tutto quello che troviamo dall'altro lato. E come vi ha spiegato bene Diamond Frank, in questo caso, dall'altra parte del cavalcavia Bacula, il sottopasso che dovrebbe essere usato dai cittadini, invece è usato per trasportare gli oggetti che servono a creare questa bidonville, questa città del crimine sotterranea che crea e desta parecchi sospetti. Addirittura da questo lato i signori all'interno sanno non esserci telecamere, per cui utilizzano questa parte, l'altra la tengono schermata, come avete visto, con coperte e vari teli. E tra l'altro vi diciamo anche un'altra cosa: come vedete, il lucchetto in questo caso è rivolto dalla parte interna, appunto è una modalità di sicurezza per indicare se è arrivato qualcuno, se qualcuno voleva entrare, anche per comodità per poterci uscire. Perché comunque qui dentro c'è qualcuno che dorme ma non è voluto uscire perché l'ho appena visto muovere io. Ecco perché il lucchetto è girato dalla parte interna e non dalla parte esterna. Amico, se vuoi uscire, dirci due parole, come mai vivi qui? No, non c'è nessun problema, eh? Siamo qui per sentire anche la tua storia, siamo di City Report. Direi che il signore all'interno non ha desiderio di farsi sentire, come vedete ha lì anche la sua bicicletta, potete vedere il contorno della sua bicicletta. E andiamo avanti. Siamo dall'altra parte del cavalcavia Bacula, Piazzale Lugano. Questa è l'area dove sostavano tutti i Rom. Sono stati fatti dei lavori, ma come vediamo, come stiamo vedendo in questo momento il nostro rapper impegnato nel sociale Diamond Frank, stiamo andando a vedere le casupole perché ci hanno segnalato appunto che in queste casupole di notte pernottavano dei senzatetto un po' particolari. Per cui adesso stiamo andando a vedere cosa succede. Cari amici, siamo entrati, abbiamo passato la staccionata perché, come ci dicevano i nostri amici, i nostri sostenitori, soci di City Report del Comitato Anti-Racket, qui dentro, come potete vedere, le birre e altre cose ci segnalano che ci sono persone che dormono all'interno. Stiamo passando il nostro Paolo Rusconi, siamo con la bodycam. E questo albero tagliato che vedete qui è l'unica cosa che separa appunto l'ingresso, lo stiamo passando in questo momento, dove non c'è più il muro, ed ecco l'aria. Questa è l'aria. Come potete vedere, lo dicevamo giusto qualche minuto fa, lo dicevo qualche minuto fa per il sottopasso. Tutto quello che non è sorvegliato e non è controllato, purtroppo diventa terra di diseredati, di criminali, di senzatetto.
ringraziamo il nostro amico Friend Diamond che ha fatto la vascoperta oggi. Ci sta seguendo il nostro amico Paolo Rusconi e questa è l'area. Come vi ricordate tutti, in quest'area una volta campeggiavano felicemente i nomadi. Siamo tra i confini della zona 8 e 9 e ci siamo sentiti, anche se non è una situazione che vede dei grandissimi numeri, ci siamo sentiti comunque di mappare, come è nel nostro DNA, come nella nostra mission da quando ho iniziato l'attività di City Report con i nostri amici, mission di segnalare tutte le aree in abbandono, in degrado, utilizzate in maniera impropria. Là potete vedere in fondo il gasometro, quella costruzione rotonda, e stiamo per entrare in questo casino, scusate, casotto, ma è anche un casino, che viene utilizzato per i pernotti in notturna. Da qui partono poi i pusher di cui vi parlavamo l'altra volta, ed è anche un luogo dove spesso detengono le sostanze, vengono qui, le recuperano, poi se ne vanno. L'immagine che vediamo subito all'inizio è proprio quella. Troviamo rotoli di carta igienica, bottiglie, lattine. Sì, l'odore è sempre quello, chiamiamolo l'odore dell'abbandono. Voi avete imparato a conoscerlo, in realtà si chiama puzza di urina e feci. Qui vedete il vetro che non esiste più. Dove è finito? Eccolo qua, in terra. Qua c'è uno straccetto per coprire forse qualcuno. Ecco, qui dentro troviamo delle sedie, dei tavoli. Non sappiamo se c'è la corrente. Uno specchietto. Ma la cosa che ci fa capire qualcosa, a parte il nostro amico Paolo Capone, segretario dell'UGL, guardate di che anno è questo calendario. 2017. Forse c'è qualcosa che non funziona. Anzi, parecchie cose che non funzionano. Qua ci sono attaccate delle ricevute. Cerchiamo di vedere se si riescono a vedere. Sono tutte del 2016, massimo 2017, pulizia, ripristino, bagni. Direi che qui, aspetta, usciamo un secondo che si vede un po' meglio. Direi che qui forse dal... Mi puoi dare una mano un secondo? Fammi vedere l'ultima. È del 2016. Ok, adesso ci affidiamo alle immagini professionali di Paolo Rusconi nella sua camera. Ringraziamo sempre Frank, stiamo utilizzando la bodycam, vedete in fronte a Francesco c'è l'area di riqualificazione dove verrà l'S lunga di Piazzale Lugano, quella che proprio qualche minuto fa, non è che voglio insistere, abbiamo trovato occupata e privata l'accesso a tutti gli altri cittadini da catene da parte di gruppi di nomadi che ormai spadroneggiano da queste parti. I numeri non sono molto alti, sono circa una ventina di persone, 7, 10 e altri 8 qui. Insomma, mi sembra strano che non si possa fare niente, nessuno se ne sia accorto. Intervenite perché la zona lo richiede. L'ultima battuta la lasciamo a Frank. Frank, anche questo posto, io te lo chiedo sempre, ti ispira a qualcosa? Tu che canti il sociale, canti la Milano che dovrebbe essere, quella per i giovani, quelle per le prospettive. Come ho già detto in passato con voi, mi faccio un'istruzione e vedere tutto questo abbandono da parte dei comuni mi lascia sbarrogato. Fra l'altro, siccome questa puntata andrà in onda giovedì alle 19 sui nostri canali City Report, se vuoi dai anche l'appuntamento per la tua performance che farai con la Protetto. Il giorno 12 dicembre con la Protetto per l'evento Luci di Natale. Ok, e noi saremo tutti con te. Andiamo avanti.
proviamo a far luce. La lampadina è sana, ma non va. Bene. Poi oltretutto, se andiamo a vedere, qua ci sono degli avanzi che sicuramente, avendo visto queste ricevute appunto dell'impresa di pulizia, di chi si occupava di mantenere questa situazione, non dovrebbero esserci. Guardate qui, sacchetti, addirittura una confezione di pizza. Così diamo una data, che schifo, a questa roba qui. Ah beh, ce ne sono diverse, ok, tirala su, va, tanto poi ci laviamo le mani con la mucchina. E dov'è qua la scadenza? Qua davanti, si vede 2019. 2019? Sì. Qua abbiamo una scadenza del 29 luglio 2019. Noi siamo a novembre, di solito le focacce hanno una scadenza di una settimana, due. Sono confezionate anche tre giorni, quello che sia, comunque vuol dire che qui da luglio non c'è presenza di persone. Poi potremmo andare a vedere tutta l'immondizia varia, che come sempre ci indica tante cose, però direi che è palese che l'aria è abbandonata. Cari amici, stiamo proseguendo il perimetrale, siamo appena passati dalla cabina rifugio di questi personaggi che vengono dentro questa immensa proprietà che ospitava un campo rom sul lato sinistro del cavalcavia Bacula, piazzale Lugano, municipio 8-9. Guardate qui, addirittura è stata sventrata una macchinetta del videopoker, guardate che roba! Un cambiamonete. Non la voglio toccare con le mani, ma vorrei farvela vedere meglio. Tra l'altro troviamo intorno dei piombini che secondo me sono riusciti a sfondarla. Eccola qua. Se c'è qualcuno che cerca un cambiamonete, lo trova qua insieme a altri pezzi vari, cerchioni di metallo. Una situazione veramente incredibile. E insieme a queste confezioni strane, piene di fagioli, eccetera, altre robe che abbiamo trovato una piccola tomba che sta qui. Non so cosa stia a significare, in mezzo alle lamette, le scatolette della Simmental, mezza borselli rubati. Comunque è preoccupante. Direi che qui un intervento della polizia locale è urgente, e rimettere la sorveglianza, come diciamo sempre, perché mettere, come avete visto anche dall'altra parte, un lucchetto non serve a niente. Tagliano, entrano e fanno i fatti loro. Bisogna continuare a sorvegliare costantemente le proprietà abbandonate. Grazie. Siamo sul fianco destro appunto di questo posto che dovrebbe essere di vigilanza. Guardate cosa troviamo qui. Coperte, coperte e coperte, che sono state lasciate qui per non bagnarsi, per tenerle asciutte. Ci chiediamo perché non siano da un'altra parte, perché potrebbero essere anche all'interno della struttura. Forse è proprio per non attirare l'attenzione, se magari qualcuno può venire a dare un'occhiata, a vedere quello che c'è. Fra l'altro adesso Paolo vi farà vedere, che viene con noi, l'ultimo pezzo. Stiamo facendo una Parigi-Dakar qui
in questo terreno sconnesso. Che cosa vi facciamo vedere? Dopo avervi fatto vedere i pernotti, il dormitorio, le flebo, la piccola bara. Stiamo venendo qui, abbiamo trovato delle sedie, ci hanno richiamato perché non si capisce cosa ci fanno qua. E guardate cosa troviamo qui. Tranquilli, non credo che siano perle vere, però vista anche la tombina che c'era dall'altra parte, quella piccola bara dall'altra parte, ci fanno pensare a qualcosa di parecchio losco. Per oggi vi salutiamo qui, ma dobbiamo farvi vedere ancora una cosa. Una delle recinzioni delle ferrovie più fuori legge e illegale possibile che è stata fatta. Adesso ve la daremo come nostra ultima immagine e vi salutiamo ora. Frank, alla prossima. Dove andiamo la prossima volta? Hai detto alle ferrovie? Continueremo, vedrete che abbiamo delle altre sorprese. Paolo Rusconi già lo sai, ride da dietro la telecamera. Amici, alla prossima. A presto da dietro la telecamera con City Report. E ormai è buio, siamo sul cavalcavia, abbiamo finito per oggi, si spera. Guardate qua, questa è la misura di sicurezza per impedire che qualcuno non si butti giù o non entri nella proprietà. Ed è così da parecchio tempo. Direi che se questa è la Milano del primo posto per la qualità della vita, se questa è la Milano efficiente che vuole insegnare alle altre città d'Italia qual è la via della sicurezza, della modernità, eccetera, non ci siamo proprio. Andiamo avanti.